Buongiorno, benvenuti sul canale. Che tal, caballero? Aquí vamos, bien, pasando el día. Bueno. Direzione sud verso Tarifa. Prima ci fermeremo a visitare un paesino che si chiama Vejer de la Frontera. Un anticipo della ruta de los Pueblos Blanco, cioè la strada dei villaggi bianchi che percorreremo tra qualche giorno. Viaggione immenso a Tarifa. Paradiso dei surfer. Todo gratis. Facciamo una visita al mercato coperto. L'Oceano Atlantico. Un'ottima soluzione questo parcheggio in riva al lago, in sosta libera. Iniziamo la ruta de los Pueblos Blancos da Arcos de la Frontera. Strada della Sierra de Grazalema. Andalusia verde. Ed eccoci all'area di sosta di Ubrique. Panorama di Ubrique dal Mirador. Davvero un peccato aver trovato una giornata
così nuvolosa. Todo gratis. Mirador ancora più in alto. Vamos! Casa bellissima, costruita sopra una roccia. Questa è una razza canina, si chiama perro de agua, cioè cane per l'acqua. Ama molto i fiumi, i laghi ed è tipico della zona di Ubrique. Guarda che carino. Ore 19, il paese si rianima ed ecco la Cervezita. Qua i vicini al tavolo alla birreria hanno una voglia di far festa. Signora, hola. Una pregunta, ¿dónde está el sol? Por Antequera. Sur la ruta de Antequera. Antequera okay. Sale por allí, no sé dónde te escondes. Es flamenca. Senza chitarra. Sin chitarra. Qué caminada. Conmigo, mi garganta lo hago todo. Vai. A Pantoja, a Pantoja. Aquí se ve el pantano fatal. Dime que me quieres. Yo te quiero. Dímelo por Dios. Dímelo. Bravissima, muchas gracias. Saliamo sulla Sierra di Grazalema, appunto per arrivare a Grazalema e poi Zahara della Sierra. Siamo saliti a 900 metri. Azione tipica andalusa. Pane tostato, pomodoro e olio. Passo Los Alamillos, 822 metri. Strada da paura! Paura! Todo gratis! Oggi pranzo con salmoreio, che è una specie di frullato di pomodoro, cipolla, aglio, olio extravergine. Si accompagna con uovo sodo e prosciutto crudo. Abbiamo comprato prima di partire un piccolo antennino da televisione a 12 euro, incredibile, funziona.
Siamo a Zara della Sierra, uno dei paesini più pittoreschi. Vista sul lago artificiale. In lontananza si vede Olvera, sarà il prossimo paese che visiteremo. Spostamento per Sept-Îles, cerchiamo il posto per la notte. Siamo qui in parcheggio a Sept-Îles, di fianco allo stadio. Abbiamo conosciuto due famiglie andaluse di Almeria, Ana, Miguel, Maria, Iguan. Molto simpatici, abbiamo passato la serata assieme. Incredibile. Le case sono state ricavate sfruttando tetto e una parete interna con la roccia. È tutto costruito sotto una falesia. Anche nella parte meno turistica del paese, sull'esterno, è stata sfruttata la falesia della montagna come almeno due pareti della casa. Siamo saliti al Parco Naturale del Torcal, tra Antequera e Malaga. Al fondo si intravede Malaga e il mare. Siamo nel parcheggio del Parco del Torcal, notte tranquillissima. Andiamo a vedere un po' di formazioni rocciose. Un posto incredibile. Formazioni rocciose erose dal vento, dalla pioggia. Oggi è lunedì, pochissima gente. Ci sono due sentieri che attraversano il parco. Uno da 45 minuti e un altro da un paio d'ore. Sono due stambecchi che mi guardano. Ogni angolo è una scultura della natura.
trekking finito dopo un paio d'ore abbondanti, bellissimo, todo gratis. Scendiamo nuovamente ad Antequera. Stiamo scendendo velocemente da un altipiano da 1200 metri di quota, con delle discese da paura. Stiamo percorrendo lateralmente la Sierra Nevada, l'autovia che porta ad Almeria. Siamo arrivati a Tabernas. Per For Bravo, adesso esce Clint Eastwood a cavallo. Bene, ci siamo fatti catturare da questa trappola chiappa turisti. Vabbè, carino. Che tal, caballero? Arriviamo bien, passando il via. Bueno. Pomeriggio e la notte abbiamo trovato questa sistemazione in questo parcheggio del porto di Almeria. Non è todo gratis. Nada pescado, caballero? Nada, nada. Una passeggiata nel centro storico e siamo nella piazza della cattedrale. Sono le 18, sembra ancora l'ora della siesta. Chiusura dell'Alcazaba di questo immenso monumento alle 18. Peccato. Il sottostante all'Alcazaba ricorda assolutamente una medina araba, una medina marocchina. Piazza del Comune. Ci siamo, è aperto. Alta della fortezza, costruita intorno al 1200, qualcosa di imponente. Ma devono ancora finire il restauro. Todo gratis. Pare sia il complesso di fortificazione
più esteso d'Europa, sono 43.000 metri quadri,